Ciao a tutti ragazzi, è giorno 24 del secondo segmento di 30 giorni del Begin to Start e oggi siamo di nuovo a casa. Oggi vi volevo far vedere, ok? Abbiamo fatto tutte le decorazioni per Natale, visto c'è l'alberello, qui abbiamo qualche regalo che porteremo in Italia per Natale. E questa è una delle sorprese che volevo dire. Tra poco scenderemo in Italia, quindi faremo qualche esercizio, qualche allenamento insieme da casa mia in Italia, quindi sono molto 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 contento, farvi vedere anche dove ho vissuto, dove sono cresciuto, molto molto importante per me. E niente, qui adesso, visto che ho fatto tutte le decorazioni, la Giustina ha fatto tutte le luci, ora visto è giorno, quindi non le accendo, però di notte è davvero suggestivo, veramente accogliente. Ha fatto tutto Justin, la verità, io non ho toccato niente. Justin ha fatto l'albero Natale, ha incartato i regali, ha messo tutte le luci, quindi sono molto molto contento. Sono davvero un ragazzo fortunato, come si dice anche nella canzone, sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, insomma, vabbè. Adesso iniziamo il nostro giorno 24, oggi abbiamo la nostra routine classica per l'addome. I nostri 6 esercizi: mountain climbers, Russian twist, crunch, reverse crunch, leg raises e il plank. Oggi 50 secondi di plank, 25 ripetizioni per esercizio. Dopodiché faremo il nostro allenamento alta intensità, HIIT workout, high intensity interval training, ok? Allenamento ad alta intensità, i nostri 5 esercizi, faremo di nuovo il mountain climbers, un esercizio ben imparato, bene bene bene, va fatto più spesso possibile. Poi andremo a fare il frog legs, ok? Line is, back kicks e poi faremo il burpees. 15 minuti di HIIT e un round soltanto per l'addome. Quindi, come vedete, molto molto repentino, molto dinamico, però molto 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 efficace e molto effettivo, ok? Adesso iniziamo sempre con i nostri 5 rituali, gli esercizi di riscaldamento, ok? Inspiriamo sempre dal naso, espiriamo dalla bocca, inspiriamo dal diaframma e dallo stomaco, mai dal petto, veramente importante, ok? Adesso andiamo a fare la rotazione delle braccia, quindi facciamo 10 rotazioni delle braccia in avanti e 10 rotazioni delle braccia all'indietro, ok? Molto importante. Andiamo a lubrificare le giunture, andiamo a incrementare il battito cardiaco e andiamo a prevenire tutti quegli infortuni che possono derivare dall'esercizio fisico. Questo lo dico spesso, l'ho detto molte molte volte, non andiamo all'indietro, però non finirò mai di dirvelo perché è veramente 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 importante, ok? Veramente importante fare un riscaldamento dinamico all'inizio dell'attività fisica e uno stretching statico alla fine dell'attività fisica, ok? Veramente molto importante. Tante persone lo neglettono, però è veramente importante farlo, ok? Adesso qua facciamo jumping jack simultaneamente, andiamo all'esterno con i piedi e verso l'alto con le braccia, ok? Questo è il jumping jack. Se è troppo difficile, andiamo in maniera più semplice, verso destra con il piede destro e in alto con le braccia, verso sinistra e in alto con le braccia, ok? Questo è la variazione più semplice. Se vogliamo, questo è troppo semplice, l'altro è troppo difficile, andiamo a metà altezza. Quindi andiamo, jumping jacks, metà altezza con le braccia, ok, a livello delle spalle e torniamo, ok? Cercate sempre di fare la parte, l'esercizio che vi sfida di più, ok? Io vado a fare chiaramente il primo. 3, 2, 1, jumping jacks, 15 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 jumping jacks li abbiamo fatti, ok? Il prossimo andiamo a fare line is. Come vi dicevo sempre e come vi dirò sempre, è una sfida tra voi e voi stessi, fare in maniera più efficace, farlo in maniera migliore, non contro di me. Come vedete, la mia velocità magari può essere diversa dalla vostra, però cercare sempre di completare l'esercizio fino in fondo, ok? Andiamo a inizio, questo è l'inizio, ginocchia verso le ginocchia, le braccia a una velocità, questo è l'inizio. Se è troppo difficile andiamo a metà altezza, un po' più lentamente, se è ancora troppo difficile, il ginocchio destro va a prendere la mano destra, il ginocchio sinistro va a colpire la mano sinistra, ok? 15 secondi, decidete quale fare, 3, 2, 1, inizio, quindi 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
ci siamo. Quindi Anis è stato fatto. Adesso andiamo a fare il back kicks. Quindi andiamo con il busto bello eretto, ok? Sempre guardando di fronte a noi, collo neutrale, ok? Non verso il basso, altrimenti andiamo a abituare il corpo e la mente a fare questo movimento e non è corretto. Sempre in avanti, ok? Neutrale. I talloni vanno contro i glutei, i gomiti sono a 90 gradi e questo è il back kicks. Più veloce possibile, se è troppo difficile andiamo più lentamente, ok? 15 secondi, andiamo in 3, 2, 1, andiamo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Abbiamo fatto il back kicks, adesso andiamo a fare l'inchworm, l'ultimo, quello più difficile, quello più efficace, quello più lungo, ok? Andiamo, i piedi sono a livello delle spalle, lentamente andiamo a piegare le ginocchia, andiamo a toccare il pavimento o l'erba o il tappeto dove siete, piccoli passetti, ok? Verso il torpiano, verso la panca alta, ok? Mani sotto le spalle, piano piano ritorniamo al punto di partenza. Questo è l'inchworm, ne facciamo 10, ok? Alla vostra velocità, io ne ho fatti uno adesso, andiamo giù, e questo è il secondo. Andiamo, e questo è il terzo. Andiamo giù, questo è il quarto. Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, questo è il quinto, ne facciamo altri 5. Andiamo giù, questo è il sesto. Questo è il settimo. Andiamo, 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 ragazzi, andiamo. Questo è l'ottavo. Questo è il nono. Facciamolo un altro. E questo è il decimo, ok? 10 inchworm. Abbiamo fatto riscaldamento dinamico. Scusate per i capelli oggi, visto? Non ho messo gel, non ho messo cera, non ho messo niente. Sono un po' così selvaggi, diciamo. Ok, adesso andiamo a fare il core routine, l'addome, ok? La routine per l'addome. Faccio degli esercizi. 25 ripetizioni per esercizio, 50 secondi l'ultimo. Quindi, primo, mountain climbers. Mani sotto le spalle, le ginocchia vanno verso il petto, più veloce possibile. Manteniamo sempre una linea retta, ok? Non andiamo verso l'alto col bacino e fare questo, ok? Manteniamo sempre il tall plank, andiamo con le ginocchia contro il petto più veloce possibile. Se è troppo difficile andiamo più lentamente. Ok, ne facciamo 25. Poi andiamo dall'altra parte. 90 gradi sulle ginocchia, 45 gradi sul torso, mani unite. Andiamo verso sinistra più profondo possibile, su più a destra più profondo possibile. Sinistra e a destra, ok? Questo è il Russian Twist. Il prossimo andiamo a fare il crunch. Quindi stessa cosa, andiamo su supini sul pavimento, questo supino con 90 gradi sulle ginocchia. Il gomito sulla stessa linea delle orecchie, ok? Inaliamo, inaliamo e espiriamo. Inaliamo e espiriamo. Inaliamo e espiriamo, ok? Questo è il crunch. 25 ripetizioni. Dopodiché andiamo sempre con 90, andiamo a sollevare i piedi da terra. 90 gradi sempre sulle ginocchia, non andiamo verso il basso, non andiamo verso l'alto. Sempre a 90 gradi. Quindi le ginocchia vanno contro il petto, ok? Le braccia sono da parte, piano piano andiamo verso il pavimento senza toccare, su, pavimento senza toccare, su e pavimento senza toccare. Questo è il reverse crunch. Dopodiché andiamo supini completamente sul pavimento, ok? Andiamo e a fare il leg raises, ok? Mani sempre distese, ma scusa, braccia distese alle parti, gambe distese, andiamo su 90 gradi, piano piano andiamo verso il basso senza toccare il pavimento e torniamo verso l'alto, piano piano giù. E su senza toccare, giù senza toccare e su. 25 ripetizioni. L'ultimo esercizio è il plank, ok? Plank, andiamo con i gomiti sotto le spalle, ok? I piedi sono uniti. Se lo volete fare un po' più facile, andiamo a divaricarli, però fate uniti. E questo è il tall plank. Mi raccomando, andiamo verso l'alto col bacino, non verso il basso, in linea retta dalle spalle. Andiamo a fare il plank. Se questo è troppo difficile, facciamo la panca alta dalle mani, quindi le mani sotto le spalle, piedi insieme e andiamo a fare il tall plank. Ok?
Decidete voi quale fare. Ora iniziamo con il mountain climbers, ok? Mettiamoci in posizione e ne facciamo 25. Andiamo in 3, andiamo in 2, andiamo in 1 e andiamo mountain climbers. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 25 mountain climbers li abbiamo fatti e adesso andiamo a fare Russian twist. Andiamo dall'altra parte, 3, 2, 1, andiamo. Su, e 1, e 2, e 3, andiamo ragazzi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo ragazzi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ragazzi, manca soltanto 6, mancano 5, mancano 4, mancano 6, mancano 2, manca 1 e ci siamo. Ok, andiamo adesso giù, su piedi, linea retta dalle spalle, ok? Andiamo a fare il crunch. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, mi raccomando, respirazione, non finirò mai di dirvelo, respiriamo sempre al naso. Ragazzi, andiamo, non ci fermiamo. Decimo. Sta strada. Mancano 10. Mancano 5. 3, 2, 1 e ci siamo. Il crunch è stato fatto, adesso andiamo a fare reverse crunch. 3, 2, 1, andiamo. E già. E 2. Andiamo ragazzi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi raccomando, guarda la vostra velocità, è 10, 11, 12, 13, 14. Mancano 10, 9, 8, 7, 6, soltanto 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Reverse crunch l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare leg raises. 3, 2, 1, 25. Questo è duro, ma si fa, eh? 1, se è troppo difficile andiamo a piegare le ginocchia. Cercare però di spingere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ragazzi, 10, 11, 12, a metà strada. 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. Mancano 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Ok, andiamo a fare il plank, 50 secondi. 50 secondi di plank e abbiamo finito la routine. Prendiamo il... Ok, 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, andiamo col tour plank. Espiriamo sempre al naso, espiriamo dalla bocca. 50 secondi di plank. Gran bell'esercizio, importante. Andiamo ragazzi, metà strada, 25 secondi rimasti, dai, ce la facciamo.
Soltanto 10 sono rimasti. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Adesso andiamo a fare l'allenamento ad alta intensità. Allenamento ad alta intensità, adesso vi faccio vedere gli esercizi. Sicuramente li sapete, li abbiamo fatti tante volte, insomma nei video precedenti, quindi sono sicuro che ve li ricordate. Adesso andiamo a fare di nuovo il mountain climb. L'esercizio è 30 secondi di esercizio, 30 secondi di riposo, 5 esercizi ripetuto 3 volte, quindi 15 minuti di workout, ok? 15 minuti di workout. Andiamo, le braccia sono sotto le spalle, le ginocchia sono contro il petto, ok? Questo è il mountain climbers. Come vi ho detto prima, se è troppo difficile andiamo più lentamente. Questo è il mountain climbers. Dopodiché andiamo a fare il frog legs, ok? Andiamo, le braccia sono sotto le spalle, insomma, sono sotto le spalle, dal tall plank andiamo a saltare e atterriamo con i piedi accanto alle mani, ok? Questo è il frog legs. Se è troppo difficile, andiamo a fare un piede alla volta. Un piede va avanti, accanto alla mano sinistra, piede sinistro accanto alla sinistra, piede destro va accanto alla mano destra. Se questo è troppo facile, possiamo andare a metà salto. Invece di andare fino in cima, andiamo a metà salto e torniamo. Ok, questo è il frog legs. Dopodiché torniamo in posizione di partenza, in piedi con l'inizio, ok? Abbiamo fatto nel riscaldamento, rifacciamo 30 secondi, le braccia alla velocità. Gambe contro il petto, più veloce possibile. Questo è l'inizio. Mi raccomando, cercare di farlo più veloce possibile, ok? Le ripetizioni che ho fatto vedere prima, c'è cioè quella di andare più lentamente o quella di toccare il ginocchio, ok? Il prossimo, esattamente come nel warm up, come nel riscaldamento, il tallone va a colpire il gluteo, 90 gradi sui gomiti, e andiamo a fare il back kicks, ok? Quindi back kicks, se volete farlo più facile andate più lentamente. L'ultimo, il lavoro del diavolo, come si chiama qui da noi, come chiamo io, si va a fare il burpees. Burpees è davvero un esercizio veramente importante. Andiamo a terra, ci rialziamo, okay, andiamo verso il basso, ritorniamo verso l'alto, veramente un gran bel esercizio. Come fare il burpees? Allora, le mani vanno sotto le braccia, ok, mani vanno sotto le spalle, ok? Facciamo un salto all'indietro, petto va a terra. Ritorniamo al punto di partenza, salto in avanti, salto in alto. Questo è il burpees completo. Se volete farlo a metà, che questo vi sembra troppo difficile, mani sotto le spalle di nuovo, facciamo un salto indietro, salto in avanti, salto in alto, oppure senza salto, ok? Se è ancora troppo difficile, andiamo giù, mani sotto le spalle, un passo indietro col piede sinistro, un passo indietro col piede destro, passo in avanti e ritorniamo al punto di partenza, ok? Sono tre giri, tre round, 30 secondi per esercizio. Andiamo a prendere il cronometro. Andiamo in 3, andiamo in 2, andiamo in 1 e andiamo. 30 secondi in mountain climbers. Andiamo a farli bene. Mi raccomando, veloci, date il vostro tutto. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Respiriamo sempre bene dal naso. Ragazzi, ci siamo, mancano soltanto 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. 30 secondi di riposo e andiamo a fare il frog legs. Scusatemi, pizzica un pochino il polpaccio, un pochino sotto il polpaccio. Ok, mancano altri 15 secondi e andiamo a fare il frog legs. Inspiriamo dal naso sempre, ok? Inspiriamo dalla bocca. Andiamo a fare altri 5 secondi, tra 5 secondi andiamo a farlo, 4, 3, 2, 1, andiamo, andiamo. Andiamo ragazzi, non ci fermiamo. Questo è tosto, ma si fa. Ragazzi, andiamo, mancano soltanto 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo a fare la nisa adesso, respiriamo, ok? Andiamo a dare ossigeno al
nostri polmoni, al nostro cervello. Ispiriamo, ispiriamo, ispiriamo profondamente, ok? Veramente molto importante la respirazione. Come sapete, sono un istruttore yoga e non mi stanco mai di ripetere quanto è importante respirare. 5, bene, respirare bene. 4, 3, 2, 1, andiamo con la risa. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, non ci fermiamo ragazzi, non ci fermiamo, altrimenti perdiamo un momento, perdiamo l'attimo, perdiamo il ritmo, con lo voglio chiamare, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ci siamo. Mi ricordo ancora l'anno scorso quando lavoravo per Fit for Life, una compagnia qui vicino a Romford dove vivo, piccola, piccola palestrina, stavo facendo una registrazione, chiaramente c'era il lockdown e tutto, per il Zoom, per un video Zoom. Ho fatto un esercizio, sono andato a colpire l'albero di Natale, cascavo sul pavimento, ho rotto la palina di Natale. Cioè, sinceramente non era felice, però che si fa? Quindi adesso con l'albero di Natale qui sto attento e non succede un'altra volta. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. No, ma ragazzi, non ci fermiamo. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ci siamo. Burpees, 30 secondi di burpees. Io vedrò di farne 10 in 30 secondi. Poi cercare di spingere, ok? Spingere il più possibile. Perché questo è un esercizio davvero che va fatto il più possibile, ok? Vai verso il basso, ritorni verso l'alto. È veramente un esercizio importante, aiuta con tutto. Io i burpees li faccio spesso, in 5, 4, 3, 2, 1 e andiamo. 1, 2, 3, 4, siamo a metà, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 burpees con salto. Mi raccomando, voi cercate di spingervi. Se arrivate a questo punto, giorno 24, secondo segmento, sicuramente i burpees li fate molto meglio. Quindi, permettete a tuo livello fisico, i burpees ti uccidono sempre. Tolgono sempre tanta energia, anche per il fiato. Andiamo in 5, 4, 3, 2, 1, riniziamo con il mountain climbers. Primo round l'abbiamo fatto, manca soltanto 10 minuti ragazzi. Andiamo ragazzi, andiamo. Mancano soltanto 10 secondi. 5 secondi, 4. 3, 2, 1, ci siamo. Riposiamoci, ispiriamo. Il prossimo è il frog legs. Ok? Puoi fare anche om dopo la meditazione. Come dico sempre, dopo l'esercizio, fare un po' di meditazione, dopo lo stretching, yoga è molto molto importante, aiuta davvero la testa. Aiuta con tutto, non soltanto la testa. Andiamo in 5. 4, 3, 2, 1, frog legs. Mancano soltanto 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Prossimo, high knees, tra 30 secondi. High knees, high knees, high knees.
Gran bel esercizio, davvero, brucio davvero tante calorie questo esercizio. Io sono con bruciare grassi. Vedo con la mobilità, io saprò tante, tante, tante cose. Tutti questi esercizi, non soltanto l'inizio, tutti, 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 sono studiati apposta e sono effettivi. 5, 4, 3, 2, 1, inizio. Ragazzi, andiamo. Cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. Ci siamo. Prossimo, back kicks. Back kicks. Andiamo il tallone a prendere, colpire il gluteo. Back kicks. Spiriamo. Questi esercizi si possono fare da qualsiasi parte nel mondo, in palestra, a casa, in giardino, nel parco, dove volete. Quindi è per questo che ho fatto questo programma, video, perché possono, sono riaccesso a tutti quanti. 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, andiamo. Respiriamo sempre bene, ok? Respiriamo dal naso. Con le gambe più veloci possibile, tallone a toccare il gluteo. Se potete, manca solo altri 10 secondi, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, perfetto, burpees e finiamo il secondo round. Ne faccio 10 di nuovo. Io di solito ne faccio, ho visto adesso il cronometro, 10 in 27, 28 secondi. La verità, potrei fare anche in minor tempo, però chiaramente più veloce faccio, più energia mi toglie e chiaramente c'è da fare un altro round, c'è da fare altri esercizi. Quindi sì, parlo veloce, però potrei andare più veloce. 28 secondi di solito ci metto per fare 10 burpees. 3, 2, 1, andiamo. 1, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. Adesso ci ho messo anche meno, 26, 27, 27 secondi. Spinto un po' di più. Proviso. Richiede tanta energia, tanta stamina, tanto fiato. È un bel esercizio. Adesso l'ultimo round, 5 minuti. Ritorniamo a terra. 5 minuti e abbiamo finito, facciamo un po' di stretching statico. Finalmente. Andiamo di nuovo in 5 secondi da adesso. 4, 3, 2, 1, ci siamo. Andiamo gli ultimi 5 minuti. Ragazzi, espiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca. Mancano altri 10 secondi. Mancano 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Mountain climbers abbiamo fatto. Adesso frog legs. Mancano 4 esercizi, ragazzi. 4 esercizi e poi abbiamo finito giorno 24, ragazzi. Non è facile, non diventa mai facile. Però noi stiamo migliorando tanto, stiamo migliorando, come vedete, tanti tanti cambiamenti dall'inizio del programma, tanti tanti progressi e stiamo andando veramente bene. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Manca soltanto 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Ok, 3 esercizi ragazzi, 3 esercizi e abbiamo finito anche il giorno 24.
Scusate, la pelle mi stanno andando da tutte le parti. Mi piacciono belli lunghi e questo è quello che succede, vanno da tutte le parti. Ho avuto la pelle in tutti i modi, rasati, come avete visto nel programma, lunghi, corti, con il gel, senza gel. Mi piace farmi vedere per come sono, visto? Se mi avete visto la maglia, senza maglia, col golf, col giacchetto, tutto. Quindi, andiamo in 3, 2, 1, all'inizio. No, ragazzi, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo sulla Inis, mai mollare, mai mai mollare. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ci siamo. Back kick al prossimo. Quindi, uno più facile, uno più difficile. Back kick facile, burpees difficile. Rilassiamoci, andiamo a riprendere l'ossigeno. Verità, chi l'avrebbe mai detto che adesso sei qui con la telecamera a farmi video? Sì, ero un introverso, la vera verità. Non mi sarei mai immaginato di fare certe cose, però visto, quando ricevi la chiamata nella vita c'è da rispondere. Poi dopo vi spiegherò. 3, 2, 1, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo ragazzi, andiamo. Mancano 10 secondi. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, siamo. Manca l'ultimo, burpees, 10 ripetizioni, ma finito. Dicevo, quando si vede una vita, si riceve la chiamata di contribuzione, come la chiamiamo noi, hai visto? È una va risposta, hai visto? Chiamata spirituale, non so se sei tanto nella spirituale, però. Prima o poi, visto, quando fa meditazione, quando non fa le cose, prima o poi uno la riceve, prima o poi uno capisce cos'è. Visto. Comunque, poi vi dirò. 3, 2, 1, andiamo, l'ultimo esercizio. 10 burpees e abbiamo finito. 2, 3, 4, 5. Perfetto ragazzi, fatemi un gran bel applauso ragazzi, fatemi un gran bel applauso. Giorno 24 stavo fatto, stati stretching. Ispiriamo, prendiamo qualche secondo, poi facciamo qualche strappo di stretching. Come dicevo, per quanto riguarda la chiamata di contribuzione, visto, una cosa molto spirituale, cosa meditativa, cosa avviene nella vita. Con tutti i famosi più grandi business coach, entrepreneurs, imprenditori, tutti questi hanno ricevuto questa chiamata, per esempio. E quando ti metti inizio il proprio business e dici, ok, ho provato tanto, 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 ho fatto questo, questo, questo e quest'altro, e poi ce la faccio a fare quello che davvero voglio, questa è la chiamata di contribuzione, capito? C'è qualcosa, c'è passione, sai che qualcosa può cambiare la vita di qualcuno per il meglio e per essere famosi più felici, come io per esempio faccio questo. La mia chiamata è personal training, fitness coaching, life coaching. Questa è la mia chiamata nella vita, ok? Soprattutto life coaching, che mi piace tanto, sto studiando. Mi piace veramente dire le mie quote, venire fuori con nuovi mantra. Cos'è un mantra? È un insieme di parole scritte e non scritte che messe insieme, portano a una risposta positiva. Quindi, per esempio, uno si sveglia la mattina e dice sono bellissimo, oggi sono grato alla vita, sono felice di essere vivo. Grazie davvero per darmi un tetto, per darmi del mangiare a tavola. Questi sono tutti mantra che ci ripetiamo che portano a una risposta positiva. Per esempio, mi guardo allo specchio e mi dico, guarda, sono bellissimo, sono forte, sono bravo, sono generoso. Tutti aggettivi giusti, aggettivi positivi, sei molto più portato ad essere quel tipo di persona. Quando invece, d'altro canto, uno dice parole o aggettivi negativi, uno porta a essere chiaramente dall'altra parte. Molto importante a me contenere la rabbia, che molte persone, visto, sono molto rabbiose, molto negative,
Alla fine io mi dico sempre, se qualcuno mi fa arrabbiare, non mi arrabbio perché ho visto tante cose, non mi arrabbio, però se qualcuno riesce a farmi arrabbiare, vuol dire che ha un'influenza, ha un potere negativo su di me e quindi non lo voglio, non voglio fa conto che essere manipolato o essere influenzato negativamente da quella persona. È per quello che io cerco sempre di essere circondato da persone positive che fa conto hanno raggiunto cose migliori di quelle che ho raggiunto io. Che hanno anche più soldi, ma i soldi è una cosa solo materiale, però la maggior parte delle volte chi ha più soldi ha fatto un'esperienza diversa perché è passato diverse situazioni, capito? È così. Io, la vita non è fatta soltanto di soldi, come dice sempre, però i soldi sono molto importanti. Quindi è per questo che io cerco di circondarmi a questi tipi di persone che mi portano in avanti nella vita, che mi tirano su e che mi fanno star meglio, che fanno mi guidano. In maniera migliore, capito? Cerco sempre di essere circondato da persone positive che non vedono mai la negatività, che cercano sempre la soluzione, mai il problema. Non mi piace neanche la parola problema, io la cambio sempre con sfida, perché alla fine quando c'è una sfida la cerco di vincerla, chiaramente come sempre, perché così. Ora andiamo a fare, spero che vi sia piaciuto questa piccola parentesi di 2, 3, 4 minuti che era di life coaching, visto che ho imparato su di me, sui libri e tutto, dai migliori, è per questo che faccio, io imparo, estrapolo le informazioni migliori dagli esperti nel mondo, soprattutto nella vita, fa conto insegnanti di vita, te, fa conto i poeti, gli autori, tutti coloro che hanno scritto libri che hanno fatto la differenza e cerco veramente di riassumerle in maniera mia e come la sto vivendo io nella vita mia per voi, capito? E sono sicuro che vi aiuta tanto perché mi ha aiutato tanto a me imparare a tutti questi. Quindi, se mi ascoltate, sicuramente aiuterà anche voi. Perché, visto, se aiuta me a farmi diventare una persona migliore, una persona più felice, sicuramente anche voi. E dirò la verità: il fitness ha tanto a che vedere con tutto questo. Il fitness davvero porta tutti insieme. Come vedete, sono i migliori business coach, dottori, tutto quello. Alla fine dicono: ah, vai in palestra o fai attività fisica. Mangia meglio, tutte queste cose sono visto che riguardano la salute. Tutti, quando vuoi arrivare, tutti ti dicono: guarda, vai, fai meditazione, vai, cammina in natura, rilassati, fai meditazione, come ho detto, allenati, solleva i pesi, rilassati, dormi. Tutti connessi, chiaramente, visto? Così, quindi spero davvero che vi stia aiutando. E su questo giorno 24, se mi stai seguendo fino adesso, vuol dire che comunque vi sto impattando la vita in una gran bella maniera, perché visto, arrivare al giorno 24, dopo aver fatto 24 giorni adesso di Begin to Start, più 14 di 2 week fat loss, siamo già intorno ai 38 giorni, vuol dire state piano piano entrando in una nuova routine positiva e state chiaramente totalmente cambiando la vita. Come vedete, ce la possiamo fare, ce la possono fare tutti. Il fatto è, all'inizio è difficile come tutte le cose, e poi piano piano migliora. È come per esempio, ora faccio una piccola metafora, poi dopo iniziamo a fare stretching. È come l'aereo. All'inizio l'aereo consuma la maggior parte del gasolio, del petrolio, del gas in fase di... Adesso mi viene la parola take off, mi viene in inglese e in italiano, non mi viene. In fase quando uno chiaramente prende il volo. Tipo atterraggio è chiaramente quando vado a terra, decollo, scusatemi, non mi viene la parola decollo, scusatemi se ogni tanto mi è. In fase di decollo l'aereo consuma molto molto più petrolio e del gas rispetto a tutta la fase che è in volo, perché visto il petrolio veramente all'inizio è sempre difficile perché da terra uno deve prendere il volo, consuma tanto 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 petrolio con tutte le persone anche che ci sono sopra o il peso. Una volta che è arrivato a una certa altezza, poi dopo chiaramente l'aereo è instabile, va da solo. È come per esempio veramente quando l'automobile in autostrada va sempre alla stessa velocità, chiaramente ottimizza la performance e ottimizza anche il risparmio del gasolio. È come fa nella vita. All'inizio, quando uno inizia una nuova routine, è sempre molto difficile perché è abituato a fare determinate cose e chiaramente totalmente cambiarla è come fa la fase di volo dell'aereo. Totalmente cambiarla, chiaramente è molto 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 difficile all'inizio. Però una volta visto, fai un passo, due passi, due passi, tre passi, tre passi, tre passi, una volta quando sei qua, uno mantiene, e poi quando uno atterra, chiaramente poi dopo ti torna tutto, perché ormai hai imparato così tante cose che bisogna soltanto mantenere, capito? È come per esempio per me, io mi alleno, mi alleno, mi alleno, mi alleno 5, 6, 7 volte la settimana, cioè per me, visto ormai è un'abitudine, lo faccio, lo faccio volentieri perché mi fa star bene.
È così, cioè non ci penso nemmeno. Adesso sto leggendo un libro che si chiama Atomic Habits, che ce l'ho lì, lo farò vedere nella prossima clip, nel prossimo video. È un libro incredibile e dice chiaramente le stesse cose. E chiaramente dopo le abitudini, una volta che uno forma una nuova abitudine, poi dopo è una cosa automatica. Per esempio, visto, quando uno va in bagno e dopo mangia uno si lava i denti, è un'abitudine che viene in automatico. Quando uno rientra a casa e si lava le mani, è un'abitudine che viene in automatico. Per esempio, se sei sulla metropolitana, prima di entrare in metropolitana c'è il gate, c'è il cancello, c'è fa passare la carta. È così, cioè, tutte abitudini che abbiamo già ormai ottimizzato sono già tutte automatiche. Stessa cosa quando chiaramente facciamo anche il fitness. Primo giorno è difficile, secondo giorno è difficile, poi dopo ho visto uno se ne 5 volte, poi scusa, una volta, poi due, poi tre, poi piano piano mantiene ogni settimana 2, settimana 3, settimana 4, settimana 5, mantiene, mantiene, mantiene e poi dopo viene tutto da solo. L'importante è mantenere queste abitudini positive, perché le abitudini positive sono difficili da mantenere. E sono quelle più importanti. È molto più facile chiaramente andare a cena fuori 3-4 volte alla settimana e mangiare rispetto ad andare fa conto in palestra 3-4 volte alla settimana. Però 3-4 volte alla settimana in palestra chiaramente ci fanno sentire meglio mentalmente, fisicamente, ci mantiene in forma e ci chiaramente tante cose, tutti i benefici, il sistema immunitario, il controllo del peso e tutto il resto. Invece andare fuori a mangiare fuori, visto, non soltanto per i soldi, ma chiaramente anche per fa conto quando vai a mangiare fuori uno è portato a bere di più, a mangiare di più e tutto il resto, soprattutto i carboidrati, soprattutto gli zuccheri, chiaramente non va a peggiorare la situazione. Vabbè, ora la parentesi è chiusa, andiamo a fare lo stretching, altrimenti qui non si finisce più. Andiamo a mano destra, andiamo a prendere la caviglia destra, le ginocchia sono insieme, andiamo a fare il quadriceps stretch. Mi raccomando, l'equilibrio è importante come la forza, mi raccomando, la mobilità, la flessibilità sono importantissimi, soprattutto nella vita quotidiana, ok? Non finirò mai di dirvelo, quindi è molto importante fare questi stretching e migliorare anche l'equilibrio. Andiamo a rilasciare. Mano sinistra va a prendere la caviglia sinistra, ginocchia sono insieme, andiamo a fare il quadriceps stretch. Mi raccomando, espiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca. E piano piano andiamo a rilasciare, ok? Adesso dal bacino, mai dalle spalle, ok? Andiamo piano piano verso il basso. E andiamo a toccare il pavimento o più a fondo possibile. Questo è lo standing power band. Rilasciamo, ok? E mi raccomando, riposiamoci, rilassiamoci, espiriamo dal naso, espiriamo dal naso. Si chiama respiro della vittoria. Lo stavo per dire in inglese, victorious breath o ujjayi breath, respiro ujjayi in yoga, soprattutto in hatha yoga. Piano piano andiamo a fare piccoli passetti verso il tuo plank, esattamente come abbiamo fatto all'inizio con il riscaldamento, ok? Plank rollover, mani sotto le spalle. E una volta sotto le spalle andiamo verso il pavimento, andiamo a spendere sulle mani, andiamo a fare l'upward facing dog, gran bella posa, Uddha Mukha Svanasana. Gran bella posa, ragazzi, gran bella posa, visto. Lo yoga davvero mi ha aiutato tanto, spero che vi stia aiutando tanto anche a voi in tutte queste pose perché è una forza incredibile. Può essere fatto dovunque, è veramente efficace, non soltanto per il corpo ma per la mente, ok? Yoga significa join together in inglese, che significa uniti insieme, unione, ok? Andiamo con il bacino, va contro il soffitto, va verso il soffitto, andiamo a formare una V all'incontrario e andiamo a fare il downward facing dog, ok? Andiamo a strecciare le gambe, le braccia. Adesso piano piano andiamo a piegare le ginocchia vanno a livello delle spalle, i glutei vanno contro i talloni, andiamo a distendere le braccia e andiamo a fare il child pose, posa del bambino, la mia posa preferita, aiuta con tutto, rilassamento totale. Piano piano ritorniamo verso l'alto. Adesso, come vi dicevo prima, mi raccomando, è molto importante fare meditazione, ok? Meditare è veramente, veramente importante. E state concentrati sempre sulla respirazione, inaliamo sempre dal naso, ok? Dal diaframma, dallo stomaco, ma dal petto, andiamo a rilasciare.
E niente, se volete potete farlo in Shavasana o Cobra Pose, distesi completamente come se fosse a dormire, oppure potete farlo in Lotus Pose, questa posa, ok? Magari dite anche Om, che sono chiaramente, cosa fate? Sono le vibrazioni, il suono universale che mi connette con l'universo. Quindi è un suono che davvero aiuta tutta la stimolazione del rilassamento e tutto il resto, capito? È un suono primordiale da tanti, tanti anni fa. E quindi questo è tutto. Vi consiglio di fare meditazione, soprattutto adesso che hai visto che vi avete sudato, che vi siete impegnati, che vi siete allenati duramente. Aiuta ancora di più con il rilassamento. E complimenti, giorno 24 è stato fatto. Continuate così. Un altro bel applauso. E ci vediamo presto con giorno 25. Ciao, ciao.